Mostri anche il libro, grazie. Sì. Oh, perfetto, grazie. Ah, sì. Però quel cappello si può più levare. Sì. Tanto, guardate qui, grazie, grazie. C'è aria di leggenda nell'area, come si dice in un famoso film. Questo film che 31 anni dopo ha visto, come succede raramente film, crescere, diciamo, anno dopo anno, fondamentalmente la sua fama, la sua aura. Grazie. Grazie per la vostra presenza. Sono stati veramente molto affettuosi e sono molto emozionato perché rivedere un film in sala con il pubblico, un film dell'88 è veramente incredibile, veramente incredibile. Lo dicevamo appunto prima con Fabio, nessuno di noi all'epoca era consapevole di quello che stava facendo, ce la stavamo mettendo tutta, io stavo cercando di allontanarmi dai personaggi, da deromanizzarli un pochino, pur ambientando il film a Roma, però come l'avrebbe preso il pubblico, io che venivo da un sacco bello, da Bianco Rosso e Perdone, da Paolo D'Alto, da Acqua e Sapone. Allora, Carlo mi aveva naturalmente visto in precedenza, perché io ho fatto un paio di film di Nanni Moretti, poi anche un film di un mio caro amico Vittorio Sindoni, e sicuramente aveva visto qualcosa in me che gli piaceva, e quando mi chiamò mi ricordo che fu molto molto caro e mi disse: per questa parte, che apparentemente non è così importante, diciamo, nel film, perché ci sono parti importantissime. No, sì, forse vuol dire importante, sto dicendo una cosa non esatta. Voglio dire, alla fine il film è anche il personaggio potrebbe anche risultare un po' marginale in quell'insieme, in quanto dopo 20 minuti circa del film sparisce. Però in realtà, come sappiamo, a distanza di tempo rimane nella memoria. Mi disse: mi serve uno bravo, ecco. questo semplice aggettivo fu molto, per me, molto incoraggiante, insomma. E io, come diceva prima Carlo, era difficile, come tutti noi, capire se questo film sarebbe poi diventato quella bomba stupenda che ancora adesso è amato da tantissima gente. Però è vero che la sceneggiatura, tutti noi che l'abbiamo letta, abbiamo capito che era un film che mescolava molto bene l'amarezza e il divertimento.